Alleluia, alleluia. Non accumulate tesori sulla terra ma nel cielo, perché là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Alleluia, alleluia. Il secondo Luca. Gloria a te, o Cristo. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Guardateli e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Disse poi una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Bene, fratelli, oggi è una parola meravigliosa, è una parola stupenda che non è un caso che sta nel lunedì, no? Lunedì inizia la giornata, la settimana, che è immagine della nostra vita qui sulla terra. Ma noi entriamo in questo lunedì come uscendo dalla domenica, dal mistero di Pasqua del Signore. Se vi ricordate, il centro della parola di ieri, dell'Eucaristia di ieri, della messa di ieri, era: tra di voi non è così, no? Tra di voi, sì, tra di voi. Cioè nella Chiesa, nella comunità cristiana, è diverso. La vediamo, qua dice: uno della folla, uno, non c'ha nome, non c'ha nome. Chi desidera male non ha nome, non c'ha identità. Sembra, immagina, crede di avere un'identità desiderando e cercando di ottenere. Dice il Signore: guardatevi da ogni cupidigia, cioè da ogni arroganza, da ogni forma di possesso, da ogni desiderio malvagio, guardatevi, cioè difendetevi. La parola greca originale è difendetevi, perché diventi anonimo, diventi uno che non c'ha senso nella vita, perdi la dignità. E va da Gesù, e questo è interessantissimo, perché dice: Maestro, guarda sto disgraziato, gli riconosce l'autorità, no? Dice: Maestro. Perché gli fa comodo, non perché lui riconosce veramente che Cristo è il Maestro. Ma va dal Signore dicendo: Maestro, tu sei sopra di me il mio fratello. Allora fammi giustizia con questo disgraziato che mi ha rubato i soldi, forse. Non sappiamo. Dice: che riparta, che divida con me l'eredità. Pensavo sempre, questa è la figura dei genitori, per esempio, no? Anche dei preti. Ma anche nella relazione, diciamo, no? Con gli amici, quello che sia. È quello che dicevo, prima, no? Tra di voi non sia così, cioè nella Chiesa, nella comunità è un'altra cosa. Perché? Perché nel mondo questo uomo c'ha ragione. Ci sono i giudici che dividono l'eredità, che dicono: tu c'hai ragione, fino al divorzio. E poi la giustizia umana diventa aborto, e diventa tante altre cose, no? Ma è giusto, c'è un principio giusto, di giustizia umana. Ma questa parola, divida con me l'eredità, che è lo stesso, anche in greco, cioè in originale, è una parola sospetta, una parola che mi fa sospettare, speciale, no? Mi fa pensare, dividere, divisore, qua divida l'eredità, ma divide, chi è che divide? È il demonio,
diavolo. La parola diavolo vuol dire diviso, re, diabolos, in greco. È colui che ha diviso l'uomo da Dio e ha diviso l'uomo dall'uomo. No? Nel momento in cui si sono divisi da Dio, si sono divisi anche tra Adamo ed Eva. Per cui, lei è stata colpa sua, e poi guarda un po', Caino e Abele. Perché qua dice, usa una parola questo uomo anonimo, mio fratello. Quindi sta parlando della comunità cristiana. Quindi sta riconoscendo che quello è un suo fratello. Non so se voi vi ricordate quando dice, il Signore dice a Caino, dov'è tuo fratello? Questo gli risponde, mio fratello, dov'è mio fratello? Mio fratello l'ha ammazzato, perché mi ha rubato. Mi ha fregato. Caino era invidioso. Invidia, la parola invidia, vuol dire vedere in, che vuol dire storto, in latino, in greco. Cioè, un invidioso è uno che guarda storto l'altro. Ma perché guarda storto l'altro? Quello c'ha i soldi, quello c'ha quello... Perché? Perché Caino era invidioso? Perché pensava che Dio amava più il fratello che lui. Ma lui, a Dio, gli dava la spazzatura. Caino, Abele, gli dava i migliori frutti, cioè le offriva la sua vita. Caino no. Caino era come quest'uomo, che dice, accumula per sé. Io mangerò, io berrò, io mi sazierò. Questa è la vita che tutti vogliamo fare, no? Perché lavoriamo? Perché uno va a lavorare? A parte chi deve pagare i debiti, ma perché uno va a lavorare? Ma paga i debiti perché prima si è fatto mangiato, bevuto, saziato. Ora vanno tutte queste carte di credito, no? Paghi, prendi oggi e paghi tra 2 anni, ma tanto paghi. Non è che, adesso c'ho il televisore ultrapiatto, vedo, 50 pollici. Bello, vado senza un euro, lo porto a casa. Pagherò a Natale del 2016. Poi quando arriva, per dire, no? Questo uomo è stolto, cioè è come Caino, cioè è invidioso, cioè vuole usare Dio per se stesso. Riconosce a Gesù l'autorità per quello che fa comodo a lui. Infatti Gesù gli dice una cosa, che questo dovrebbe essere un principio per tutti i genitori che hanno più di un figlio. E tutti i preti, con i suoi parrocchiani, ma tutti, con i fratelli. Perché siamo tutti comunisti e facciamo e distruggiamo i figli. Quando sarete preti, quando sarete genitori, tenete conto questo Vangelo. Quando fanno i turni, no? Che bisogna fare i turni, chi cucina, cioè chi lava i piatti, chi sparecchia, chi fa, no? Oppure quando è Natale si fanno i regali, quando se io compro. Ma tutti devono cercare di dividere in parti uguali, perché sennò l'altro si arrabbia. Ma questo non è educare, questo è fare aiutare il bambino a diventare un orgoglioso, un superbo, un pagano. Perché? Perché su questa terra c'è l'ingiustizia. Allora, tutte le giustizie umane sono false. Stavo pensando questa mattina una cosa, no? C'è una giustizia umana. Certamente io non sto dicendo che non bisogna fare le leggi nel mondo, sennò la gente si ammazzava liberamente. Ma sono arrivati gli americani e hanno liberato l'Europa dai nazisti. Benissimo. Si stava male, no? C'erano i lager, non c'era libertà, questo pazzo di Hitler. Benissimo. Ma quello che Hitler faceva in alcuni lager adesso è diventato legge dello Stato. Quelli che hanno liberato, gli americani, hanno legiferato nozze gay e aborto libero fino all'ottavo mese per tutti. Quello che facevano nei campi di concentramento i nazisti, ora si può fare per legge ed è diventato un diritto, una conquista civile. C'è qualcosa che non funziona nella giustizia umana, no? Sempre uno che ha fatto giustizia è diventato peggio. Se voi studiate la storia,
e avete studiato la rivoluzione francese, quelli che hanno fatto la rivoluzione francese, Robespierre, si sono trasformati in degli aguzzini terribili e hanno messo per tutta Parigi le ghigliottine. Era peggio di prima, ma sempre così. Vabbè, voglio dire che non c'è legge. Un padre che vuole bene a suo figlio non gli fa la giustizia, dice io, risponde a suo figlio come Gesù risponde a noi, a quest'uomo che vogliamo sempre giustizia. Chi mi ha costituito giudice? Perché? Perché c'è un'altra giustizia, questa, la croce. Fra di voi questa è la giustizia. Che cosa? Prendere i peccati dell'altro? No, dividere, unire. La croce ha unito. Se io ricevo giustizia e mi faccio dividere la eredità da mio fratello, sicuramente io avrò i miei soldi. Sicuramente io avrò i miei soldi, ma avrò perso mio fratello. Cosa è più importante? Più importante i soldi o più importante mio fratello? È più importante la mia giustizia o l'amore e la unità e la comunione con mio fratello? Per questo dice in questa parabola, c'era un uomo ricco, perché noi siamo ricchi. Ricordate la parabola del figlio prodigo? Tutti e due avevano un'eredità enorme. Uno la dilapida e un altro sta in casa ma non la usa. Cioè, la eredità di Cristo, di Dio, la nostra, è un raccolto abbondante. Cioè, tu dimmi se tu puoi, matematicamente, si può dividere l'infinito. Si può dividere l'infinito. Non si può dividere l'infinito. Quello che è infinito non si può. Cioè, non ha inizio, non ha fine. Invece il demonio ti dice, Dio è un geloso, è un avaro, non ti vuole bene. Se ti volesse bene, ti farebbe toccare quell'albero, fare quello che prendere, decidere tu. Te vuoi fare 50 ragazze, te le fai, perché? Se non puoi, vuol dire che sei limitato, quindi non è infinita l'eredità. Capite? Noi ci cadiamo in questo. Per questo stiamo sempre chiedendo giustizia, perché non ci basta mai. Ma come? C'hai tutto. Solo una cosa non c'hai. Non sei Dio. Tu puoi stare, diceva il padre, al figlio, no? Non a quello cattivo, a quell'altro che stava dentro, no? Che era peggio, è incazzato lì. Ah! Hai perdonato quel tuo figlio disgraziato, già era diviso, no? La parabola, no? Dice, quello che si è andato e ha buttato via l'eredità con la prostituta, con le prostitute, con i ladri, con la droga. Quello l'hai perdonato e a me? A me che? Gli dice il padre, tu, è tutto tuo. Perché non mi hai chiesto un capretto per fare festa con gli amici? Chi ti ha detto che io sono cattivo? Allora, fratelli, coraggio, perché il Signore ci dice oggi c'è un'altra giustizia. Quando vai al lavoro, in qualunque cosa fai, a scuola, nel rapporto con fratelli, con gli amici, con tutti, apparirà l'ingiustizia, perché siamo sulla terra. Sulla terra c'è l'ingiustizia, perché il mondo si è separato da Dio. Se io voglio la giustizia umana, sono uno stolto, dice, stolto, morirai stanotte. E tutto quello, è tutta la giustizia che hai avuto. Tutti i soldi, i granai, io. Di chi sarà? Come dicevo prima, no? Hai ottenuto giustizia, sì. E tuo fratello? Hai ottenuto giustizia. Io sto male, io non c'ho i soldi, io non faccio il terzo figlio. Io non perdono, io non... fai questo, io non obbedisco. Bene. Ti sei saziato? Ti sei fatto le canne? Hai fatto quello che volevi? Stanotte morirai. Che c'hai in mano? Cioè morirai nel senso, non so, morte fisica, ma non solo morte fisica. Perché tutte le volte che, sì, la testa, ma tutte le volte che io mi fermo a letto, c'è un momento nella giornata in cui dico, ah! Allora, o mi prendo più droga, o mi ubriaco di più per non pensare, no? Di più, perché dentro non sta male. Oppure puoi vivere in un altro modo, così. Così ha vissuto Cristo. Così ha unito me e te di nuovo al Padre. Io, Adamo, che ero separato da Dio, con il suo amore e la sua misericordia mi ha riunito. Questo vuole fare con te, con me oggi, in questa Eucaristia, ma nella vita. Vuole riunirci al Padre. E per questo ha dato tutto,
si è spogliato completamente, ha lasciato che l'ingiustizia arrivasse su di lui. I tuoi peccati, i miei peccati, quante volte hai fatto male alle persone, quante volte hai usato le persone, quante volte hai ingannato, quante volte abbiamo fatto male alle ragazze, agli amici, ai genitori. E lui che cosa ha fatto? Perché oggi siamo qui in questa messa, tutti e tre, non dovremmo stare qua. Se lui avesse detto, fosse stato veramente il maestro che fa giustizia come voleva questo, noi dovremmo stare in galera, anzi dovremmo essere morti. E invece siamo qua a una messa. Eh? Ecco, questa è la giustizia di Dio. Questo è quello che ha fatto Cristo. È quello che fa di noi. E questo è quello che ci insegna piano piano a fare nella nostra vita. Vuoi essere veramente felice? Arricchisci davanti a Dio. Sono un figlio, un genitore al figlio, invece di dire sì, hai ragione, tuo fratello non ha lavato i piatti, mo li deve lavare. Dice tuo figlio, non ha lavato i piatti. Conquista tuo fratello a Gesù Cristo. Lavali tu. Ma è ingiusto! Certo. È un disgraziato, non fa mai niente. Esatto. Fallo tu. Arricchirai davanti a Dio, cioè prenderai questo tuo fratello, il suo peccato, e lo porterai davanti a Cristo, e conquisterai, guadagnerai un tesoro, Cristo, e il fratello. Se no, perderai tuo fratello e la vita. Vuoi vivere sapientemente? Così. Quello ha fatto Cristo con noi. E che fa adesso in questa Eucaristia? Allora possiamo rallegrarci e entrare in questa settimana con questo, cercando nei fatti dove vivere la giustizia della croce. Perché Cristo la compie in noi, e riunire e farci tesori in cielo, vivere facendo tesori in cielo, questa è la vita più bella che c'è. Starai nudo, senza soldi, l'ultimo, poi non è vero perché i soldi Dio era il centro, ma umiliato, prendendo l'ingiustizia, e sarai l'uomo più felice di questa terra, perché ci avrai un tesoro enorme, tutte le persone per le quali hai dato la vita, che ti accoglieranno in cielo e diranno, mamma mia, tu hai dato la vita per me quel giorno e oggi sto in cielo. Questa è la felicità, quello che ha fatto Cristo con noi.